Questa Masterclass sicuramente è un'opportunità di conoscenza reciproca. Sicuramente mi darà l'opportunità di entrare nelle emozioni, saperle interpretare. È un modo per capire cosa succede uscendo dalla comfort zone. Cercavo un'esperienza in cui poter migliorare il mio modo di comunicare e relazionarmi con gli altri. Siete padroni del vostro tempo, non cercate di placare qualsiasi ansia, cercare invece le tue fragilità, non le tue convinzioni. Non è un lavoro che si fa sulla base della convinzione. Meglio di noi non avrebbe potuto fare. Quando ci relazioniamo, cerchiamo sempre di costruire dei rapporti che siano reali. Tutti i nostri stati d'animo si muovono di pari passo con una respirazione, con la propria respirazione, no? La rilassatezza, l'ansia, la paura, tutti questi sentimenti hanno una propria respirazione. Vai Vincenzo. Battute. 200 ebrei. Quando noi parliamo e facciamo contemporaneamente dei gesti, la cosa più importante sono i gesti. Perché le parole fanno parte di un flusso. Il gesto va fatto bene, perché il gesto puoi rompere la pianta, puoi rompere il tavolo. Che poi non mi piace stare da sola. No, non mi piace. Oggi noi non assomigliamo alle nostre foto. Spesso e volentieri la tecnica è quella di non assomigliare alle proprie foto. Porta in giro nel mondo esattamente quello che sei, i tuoi difetti, perché il difetto in qualche modo ti connota. Quando una cosa è perfetta, è una cosa convenuta, è una cosa di tutti la perfezione. L'imperfezione è lo stile, l'imperfezione è l'identità. Quindi il suggerimento è sempre quello di portare in giro le nostre foto, quindi di assomigliare a noi stessi. Più noi assomigliamo a noi stessi, più siamo vincenti, persuasivi, più abbiamo un ruolo nel mondo.